Una buona serata dal telegiornale di Imperia TV. Il caldo non accenna a diminuire in Liguria, a dirlo sono le previsioni di ARPAL. L'Agenzia regionale per l'ambiente ha emesso un nuovo avviso e purtroppo si contano i primi decessi per malori da parte di anziani, molto probabilmente dovuti al caldo intenso. Sentiamo. Il caldo in Liguria non accenna a diminuire, ARPAL ha emesso un nuovo avviso in questo senso. Intanto nell'arco di una settimana si sono già registrati 7 decessi di persone anziane che potrebbero essere riconducibili proprio a malori dovuti al caldo. Le morti in questo senso sono state 5 nel genovese e 2 nell'imperiese. Per domani è prevista una leggera diminuzione delle temperature ma con un'umidità elevata, mentre giovedì il termometro tornerà come oggi. Proprio a causa dell'umidità il caldo percepito si aggira sui 37 gradi. Nelle ore più calde di domani saranno possibili rovesci o temporali fino a moderati sui rilievi, mentre giovedì un debole impulso perturbato potrebbe provocare qualche precipitazione a ponente. La temperatura minima più alta della scorsa notte è stata quella di Alassio con 26,4 gradi, seguono Sanremo e Genova con 26,1 e Cipressa con 25 gradi. La minima più bassa a Prato Mollo, stazione a 1520 metri d'altitudine in provincia di Genova, dove si è scesi, si fa per dire, a 13,5 gradi. L'ASL Savonese ha emesso oggi un bollettino medico per confermare che la ragazza di 22 anni, precipitata dalla scogliera di Ospedaletti, è viva, in condizioni critiche ma stabili, e ricoverata al Santa Corona di Pietraligure. Una precisazione dovuta alle fake news che si erano diffuse su internet. Il servizio. La ragazza tedesca di 22 anni precipitata dalla scogliera di Ospedaletti non è morta e si trova tuttora ricoverata in condizioni critiche ma stabili all'ospedale Santa Corona di Pietraligure. È stata l'ASL Savonese a emettere oggi un bollettino medico dopo che da ieri si erano diffuse voci incontrollate sui social network circa il presunto decesso della ragazza, con tanto di critiche ai giornalisti che non davano l'informazione al pubblico. Per l'ennesima volta siamo dunque di fronte a una fake news, vale a dire a notizie fasulle prese come oro colato, solo perché sono pubblicate su internet. Sui fatti di Ospedaletti proseguono intanto le indagini dei carabinieri che hanno indagato per tentato omicidio il tunisino trovato ferito insieme alla giovane. Lo straniero si è difeso affermando di non aver aggredito la ragazza, ma di aver cercato di aiutarla in quanto si era accorto che stava cadendo. Una tesi smentita da alcuni testimoni oculari che avrebbero visto l'uomo strattonare la ragazza pochi istanti prima che precipitasse dalla scogliera. Per i dipendenti dei negozi Troni di Imperia e Campo Rosso si intravede la luce in fondo al tunnel. Lo ha evidenziato la CGIL, sottolineando che i dipendenti passeranno alla Unieuro il prossimo 23 agosto, in particolare in un servizio. Lo scorso marzo i dipendenti dei negozi Troni di Imperia e Campo Rosso si erano trovati senza lavoro dalla sera alla mattina, senza nemmeno poter ritirare i loro effetti personali all'interno degli stessi negozi, a seguito del fallimento della popolare catena commerciale. Ora finalmente la CGIL imperiese ha annunciato uno sblocco della vicenda. Il 2 agosto a Milano si è tenuto l'incontro per la cessione del ramo di azienda che ha coinvolto 8 punti vendita e 116 dipendenti del gruppo DPS Troni alla Unieuro. I lavoratori manterranno le condizioni acquisite finora, fatta eccezione per TFR e spettanze accumulate pregresse che potranno però cercare di ottenere dalla procedura fallimentare. I 16 lavoratori rimasti dei punti vendita di Imperia e Camporosso passeranno quindi alle dipendenze di Unieuro a far data dal prossimo 23 agosto e saranno inizialmente coinvolti in una fase di formazione e affiancamento. Purtroppo, a seguito della mancanza di reddito dal 16 marzo, gli altri 6 dipendenti del territorio imperiese hanno rassegnato le dimissioni per accedere all'indennità di disoccupazione. La Regione ha predisposto il nuovo regolamento per gli esami per il rilascio dell'abilitazione alla caccia. Previste anche regole per i guardiacaccia volontari. Sentiamo. Entra in vigore da quest'anno il nuovo testo unico per gli esami di caccia per l'abilitazione all'esercizio venatorio, lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell'assessore Stefano Mai. Il nuovo testo unico, spiega l'assessore Mai, è stato realizzato con il contributo scientifico di Anton Maria Magnarin e sostituisce il testo precedente del 2007, ormai superato. Il nuovo testo per l'esame per la licenza di caccia, scaricabile gratuitamente nell'apposita sezione sul sito dell'assessorato agriliguria.net.it, affronta tutte le materie di cui è richiesta
approfondita conoscenza da parte di chi abbia intenzione di praticare attività venatoria. Sono state uniformate a livello regionale le procedure per il rilascio delle qualifiche dei titoli che prima erano in capo alle province. Con le nuove disposizioni viene anche garantito che il servizio di vigilanza volontaria possa continuare a essere svolto senza soluzione di continuità. Per il rilascio del titolo sarà necessario essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata volontaria. L'ufficio postale centrale di Sanremo in via Roma ha dovuto essere chiuso questa mattina per il crollo di calcinacci. Al momento non è dato di sapere per quanto tempo gli uffici non potranno riaprire al pubblico. Vediamo. Un'ordinanza dell'ufficio viabilità del comune di Sanremo è pronta per mettere in sicurezza l'area dove ieri sono caduti dei calcinacci davanti all'ingresso delle poste centrali di via Roma. Provvedimento adottato per l'incolumità delle persone a seguito del sopralluogo avvenuto nella mattinata di oggi da parte dei tecnici delle poste di Imperia e Savona, del comune di Sanremo, dell'ufficio della protezione civile e del geologo. La caduta copiosa sulle scale e sul marciapiede dei calcinacci e intonaci ha determinato la chiusura a tempo indeterminato delle poste centrali di via Roma, perlomeno fino a che non sarà messa in totale sicurezza la zona. I periti stamani, dopo attente e minuziose verifiche, hanno valutato anche la possibilità di creare dei ponteggi ed un corridoio per permettere un'apertura laterale affinché gli utenti possano raggiungere in tempi brevi gli uffici. Ma ci vorranno alcuni giorni per realizzare i montaggi in opera a raggiungere il soffitto che copre l'entrata di via Roma, che è pericolante. La decisione di interdire l'accesso alle poste era stata presa nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di un controllo effettuato dai vigili del fuoco del distaccamento sanremese e dagli agenti della polizia locale. Come potete vedere dalle immagini, gli ingressi all'edificio sono stati transennati e il marciapiede intorno alle poste è delimitato dal nastro rosso e bianco. Ci fermiamo un istante, restate con noi. L'imprenditore Renato Bersano ha ufficializzato la cessione delle quote della Sanremese. Bersano in ogni caso ha affermato di voler restare vicino alla società calcistica. Sentiamo. Renato Bersano ha firmato la cessione delle sue quote societarie della Sanremese in favore del presidente della società Glauco Ferrara e del direttore sportivo Pino Fava. Bersano, proprietario della Class, azienda imperiese leader nel settore della produzione di pesto e sughi, ha comunque garantito di voler mantenere la sua vicinanza alla squadra e ha smentito le voci che lo vedrebbero interessato ad altri compagini calcistiche. Bersano in una nota ha sottolineato che l'impegno necessario per poter dare il massimo in squadra non fosse più compatibile con i suoi impegni lavorativi e ha specificato che economicamente continuerà a fornire il suo supporto, come ha sempre fatto, nella ricerca concreta di sponsor idonei che possano collaborare. Inalterato anche il suo contributo da tifoso, con tutto l'affetto e l'orgoglio che hanno contraddistinto questi ultimi anni. Renato Bersano si è detto sicuro che i suoi soci proseguiranno con continuità il cammino intrapreso, frutto di un lavoro sinergico, e ha ringraziato tutto lo staff della società, tecnici, giocatori e tifosi. Al via giovedì a Sanremo la 19ª edizione del Festival della Canzone Gezzata. Si tratta di una kermesse nazionale che prevede 3 concerti in piazza San Siro e una serata finale alla Federazione Operaia. Zazzarazzaz 2018 è dedicata al maestro Canfora, scomparso lo scorso anno. Sentiamo il musicista Freddy Colt. Siamo alla 19ª edizione del Festival del Jazz, si inizia giovedì. Sì, il Festival della Canzone Gezzata di Sanremo, che ormai è giunto quasi a un traguardo ventennale, siamo diciamo alla 19ª edizione e giovedì 9 inizierà a Sanremo, in piazza San Siro quest'anno, una 3 giorni di concerti in piazza con diversi artisti, anche diversi per sera. È un'edizione dedicata al ricordo di un grande musicista che è stato il maestro Bruno Canfora, quindi un volto televisivo, un personaggio che ha dato molto dietro le quinte, quindi noi vogliamo valorizzare anche il lavoro dei direttori d'orchestra, degli arrangiatori che hanno costruito il suono della musica italiana d'impronta jazzistica.
e quindi ci saranno orchestre e solisti e cantanti che un po' tutti renderanno omaggio a questo musicista, ma proporranno anche cose loro, repertori sia di revival che di, diciamo, di produzioni proprie. Quindi una rassegna varia che permette al pubblico sanremese di seguire tre serate di buona musica, più una quarta serata di cui non abbiamo detto, che è quella conclusiva nel piccolo teatro della Federazione Operaia domenica 12, e che chiude questa edizione e che sarà dedicata a uno dei nostri collaboratori che non c'è più, che vogliamo ricordare, che è Giovanni Ciucadarian. E in questo caso ci sarà Massimo Altomare, un grande cantautore degli anni 70, che viene proprio apposta per questo omaggio, per questo tributo. Le serate sono di ingresso gratuito? Le serate sono tutte di ingresso gratuito, e naturalmente grazie al Comune di Sanremo che da sempre sostiene la rassegna e al lavoro del Centro Studi Stan Kenton che appunto fa la parte organizzativa. Ci sarà anche un numero speciale della nostra rivista Mellofonium in distribuzione gratuita al pubblico e ci saranno appunto tutte le formazioni, diciamo, che vanno dal quartetto della classe degli asini, che sono giovani lombardi molto bravi e divertenti, a una vera e propria big band di 18 elementi con cantante, a una formazione sanremese dei Brillantina Linetti e poi ci sarà il cantautore napoletano Lorenzo Engeller con un ospite che è il grande trombettista jazz Felice Reggio. Ci sarà anche un altro grande solista nella prima serata che è il clarinettista milanese Paolo Tomelleri. Quindi diciamo tutto un susseguirsi veramente di orchestre, di formazioni e anche di solisti di valore. Prosegue con successo a Cervo il Festival Internazionale di Musica da Camera. Il direttore artistico Walter Nozzi ci ha parlato del prossimo appuntamento giovedì alle 21:30. Sentiamo. Walter Nozzi prosegue il Festival a Cervo, 10 agosto, nuovo appuntamento, un appuntamento jazz, è così? Esattamente, già oramai da un paio d'anni abbiamo deciso di aumentare anche gli appuntamenti jazz per Cervo, cercando insomma di portare il meglio a Cervo, perché è una piazza che risponde molto bene. Abbiamo già avuto il primo passaggio con Bollani ed è stato straordinario. In questo caso Fabrizio Bosso, che è un graditissimo ritorno, perché dopo 2 anni era venuto infatti con Fisarmonicista, che aveva riscontrato veramente un grande successo, ritorna con un pianista e sarà uno dei suoi progetti, questo che si chiama Tandem, che viene fatto appunto appositamente tra il pianoforte e la tromba in tutti i suoi vari aspetti, perché ovviamente Fabrizio Bosso suona diverse strumenti, ecco, quindi. Allora, io dico che sarà un appuntamento veramente importante per noi, tra l'altro è un periodo in cui il nostro pubblico gradisce molto, ecco, la presenza di un musicista jazz. Voglio solo ricordare appunto che è un elemento per noi veramente fondamentale che l'abbiamo avuto come riscontro quest'anno dalla Commissione Italiana per il Patrocinio dell'UNESCO, quindi il nostro Festival Internazionale Musica da Camera di Cervo ha ottenuto questo importantissimo segno di cui noi ne andiamo assolutamente fieri, ecco, perché non capita così frequentemente di ottenere questo riscontro, riconoscimento che per noi è un grandissimo valore, ecco. Quindi vi aspettiamo numerosi e sicuramente non ve ne pentirete, Cervo vi accoglie sempre. Il ministro del turismo Gianmarco Centinaio ha preso parte a Valdieri in provincia di Cuneo all'inaugurazione del nuovo infopoint dell'ATL cuneese. Si tratta dell'11° infopoint aperto nel cuneese nell'ultimo anno e mezzo. Vediamo. Diventa una delle province più belle e diventa una delle province dove c'è un bel progetto di sviluppo del turismo, una bella filiera del turismo, dove le istituzioni e i privati hanno capito che il turismo non è un qualcosa che arriva chissà da dove, ma ci vuole programmazione, ci vuole impegno, ci vuole anche professionalità.
E quindi da ministro del turismo io faccio i complimenti a tutti gli attori che sono in questo progetto, e quando ci sono progetti vincenti Gianmarco Centinaio è al fianco. Da uomo che è di turismo, diciamo così, quale deve essere la chiave di lettura del futuro del turismo? Quello che state facendo. Quello che state facendo, dove l'enogastronomia si mischia al paesaggio, al territorio, alla storia, allo sport, a tutto quello che serve per attirare persone che vogliono passare da un giorno o da poche ore o fino ad arrivare a settimane. Quindi avete la fortuna di avere tutto questo, avete la fortuna di avere una delle zone d'Italia più belle sotto questo punto di vista, e quindi avendo degli amministratori avveduti vuol dire che l'obiettivo si sta centrando. Un'occasione importante di apertura dell'11° IAT della TL di Cuneo. Per noi l'accoglienza è fondamentale. I nostri territori hanno bellissimi paesaggi, hanno un patrimonio culturale e enogastronomico incredibile, ma l'accoglienza è quella che fa la differenza. Noi possiamo veramente caratterizzarci nel mondo per la nostra accoglienza, e quindi il lavoro della TL, il lavoro degli uffici turistici è fondamentale per accogliere, per far conoscere, per fare in modo che chi viene sul nostro territorio si fermi e conosca le immense possibilità di utilizzo, di visita, tutto quello che c'è. Quindi per noi la Regione sostiene gli IAT, sostiene le ATL, e vogliamo che il sistema complessivo cresca e ci aiuti a far crescere ulteriormente questo nostro turismo, che sta andando bene, sta crescendo, ma abbiamo ancora grandi potenzialità. Una nuova opportunità per questa provincia, una provincia che, come ho già detto, ha delle risorse che sono importanti, dobbiamo esserne coscienti. Ci sono due parole chiave che devono portare allo sviluppo del nostro territorio, che è la parola sinergia ed è la parola promozione. Dobbiamo andare a avere la capacità di lavorare tutti quanti insieme, regione, provincia, cascata, i comuni e tutti quanti, e promuovere un territorio, farlo conoscere, perché è un territorio che ha delle risorse che non si trovano in altri posti al mondo. La presenza oggi del ministro ha voluto certificare che anche l'apertura di un piccolo ufficio turistico come questo è importante per il nostro paese. Si parte dal basso, si lavora come siamo abituati da sempre, e crediamo che l'Italia sta ripartendo, e sia anzi già ripartita grazie al lavoro che sta facendo questo governo, che nei primi mesi si è già mosso molto bene. E il ministro soprattutto ha intenzione di mettere insieme questo super ministero tra agricoltura e turismo, ma tenendo presente anche l'aspetto della montagna. Qui siamo in una zona di montagna, proprio per questo oggi testimonia che il turismo che arriva in queste zone ha un valore importante per la popolazione, per la provincia di Cuneo, ma per l'intero nostro paese. Inauguriamo oggi l'11° InfoPoint, aperto nell'ultimo anno e mezzo in tutto il territorio della TL cuneese. Un grande successo, una grande dimostrazione quanto il lavoro di squadra che è stato fatto in questo anno e mezzo paga, perché 11 InfoPoint sicuramente sono importantissimi e ci mettono al secondo posto in Italia dopo la sola provincia di Trento. Quindi un grande risultato che ci orgoglierisce ancora di più oggi, grazie alla storica presenza del ministro del turismo proprio qui a Valdieri, che inaugurerà con noi questo InfoPoint. Un grande risultato, un grande risultato per tutto il turismo cuneese. Come ho detto in apertura della conferenza, è una giornata storica perché abbiamo avuto l'onore di ospitare un ministro, per la prima volta un rappresentante del governo, un ministro è stato presente in un evento della TL. È storica perché il nastro tagliato dal ministro Centinaio è l'11° del nostro territorio come ufficio IAT che viene aperto. Questo ci colloca al secondo posto in Italia dopo la provincia autonoma di Trento, ma loro hanno tante risorse differenti dalle nostre, loro hanno 14 uffici, noi oggi arriviamo all'11°, creando una rete di accoglienza e di informazione unica, sicuramente funzionale a un territorio che sposa la montagna, la pianura, la grande gastronomia, quella forte, quella che ti porta il ricordo nell'anima della montagna, laddove ogni metro
ogni strada vale una fotografia e vale una cartolina. E poi è importante l'invito del ministro: a metà ottobre andremo a presentare tutti i nostri prodotti tipici al ministero. Abbiamo trovato un uomo disponibile, umile, capace, ironico, e io sono veramente contento di aver potuto vivere questa giornata. Siamo grati all'ATL per aver creduto in questo museo, in questo centro di valorizzazione, soprattutto in questo punto di informazioni che finalmente, essendo Valdieri un comune turistico, riusciamo ad aprire, ma per esserlo bisognava riuscire a avere anche una serie di collegamenti, di sinergie col territorio che parlassero di innovazione nel turismo. Questo è un bell'esempio di come a livello territoriale si possono creare dei ponti con altre realtà che portano turismo in Vallata e soprattutto valorizzano le risorse artistiche e culturali, che sono un patrimonio che non possiamo perdere, ma anzi al tempo stesso dobbiamo cercare di valorizzare nel migliore dei modi. Io ho i via eventi e poi i cantieri sull'autostrada dei fiori. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. Vediamo le previsioni meteo. Domani, mercoledì 8 agosto, cielo in prevalenza sereno. Al mattino sulle coste, locali addensamenti nei bassi strati per un flusso umido meridionale, in particolare su centro ponente, e in graduale dissolvimento. Possibili locali addensamenti pomeridiani sui rilievi, con locali rovesci associati. Umidità su valori alti. Venti a prevalente regime di brezza, mare poco mosso o quasi calmo. Dopodomani, giovedì 9 agosto, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti sui rilievi di ponente con possibili episodi a carattere di rovescio temporale. Umidità su valori alti, venti a regime di brezza al mattino, tendenza a disporsi dai quadranti meridionali, mare poco mosso o quasi calmo. Anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Vi lascio con le notizie nazionali del TG ADN Cronos. Buona serata! Frana a Courmayeur evacuata, la Val Ferré. Polonia, il premier Conte visita i feriti. Vendevano il figlio ai pedofili, presi. Una coppia di coniugi milanesi è morta a seguito alla frana che ieri pomeriggio ha colpito la zona di Plan Pinsieu nella Val Ferré, in Valle d'Aosta, invadendo la strada comunale. Il corpo della seconda vittima è stato ritrovato questa mattina. La colata di fango e di detriti ha investito una serie di auto, fra cui quella della coppia. È iniziata l'evacuazione della Val Ferré, mentre proseguono le ricerche per verificare se ci siano altre persone coinvolte nell'incidente.
Sono venuto qui per accertare personalmente le conseguenze sulle persone, le cose e i luoghi e posso dire che rispetto a quello che potevano essere possiamo ritenerci fortunati. Così il Premier Conte all'uscita dell'ospedale maggiore di Bologna, dove ha visitato i feriti dell'incidente di ieri sulla tangenziale all'altezza di Borgo Panigale. La situazione, ha aggiunto Conte, è sotto controllo. Ringrazio la macchina dei soccorsi che è stata fantastica. Condannata una madre 48enne e il suo compagno di 39 anni, entrambi di nazionalità tedesca, che per anni avevano costretto il figlio della donna ad avere rapporti sessuali con pedofili. I contatti avvenivano attraverso i siti del cosiddetto dark web. Il tribunale di Friburgo ha condannato la donna a 12 anni e 6 mesi di carcere e a 12 anni il suo compagno. Sale a 8 il numero delle medaglie dell'Italia agli europei di nuoto sincronizzato a Glasgow. Giorgio Minisini e Manila Flamini hanno infatti conquistato l'argento nella gara del duo misto. La coppia azzurra è stata battuta solo dalla Russia. Il podio è completato dalla Spagna. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti, come sempre potete collegarvi al sito www.adnchronos.com. Grazie per averci seguito. Arrivederci.